Ciao ragazzi, io sono Red, benvenuti in questo 2 Minutes Tuesday. No, sto scherzando, quello è un contenuto di qualcun altro. Benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole recensioni, in realtà short recensione, perché parleremo del costume da bagno della Clow Gear. Perché è così corta questa recensione? Perché è un cazzo di costume, cosa volete che io abbia da dirvi? In realtà è molto interessante, ci sono un paio di chicche nascoste e soprattutto mi fa ricordare che probabilmente quest'estate non andremo al mare. Quindi con questa nota di bittersweet sadness possiamo passare alla recensione. Ma prima, sigla. Mentre il buon War mi passeggia dietro, che sta finendo di mettere a posto il negozio perché siamo prossimi all'apertura, io vi parlo un po' di questo incredibile costume. Parliamo quindi dei materiali. Questo costume è fatto completamente in poliamide e c'è anche una parte di elastane. Non so cosa sia. Mi dicono dalla regia che in realtà lo rende elastico, quindi non è completamente stanco. Cazzo, però. Ma è tipo la morbistenza, cioè elastico ma allo stesso tempo è tosto. È tosto, tosto, papamoscia. Tosto, tosto, papamoscia, papamoscia, tosto, papamoscia. Un'altra cosa molto interessante, oltre ai materiali che secondo me ve ne frega fino a un certo punto, è questa piccola nota con anche l'immagine di un culo che dice che quando sostanzialmente vi mettete questo costume, il vostro culo è incredibilmente fico e diventa più bello di quello che è. Come al solito la Clow Gear nasconde degli easter egg all'interno dei suoi prodotti, io solo per questa cosa lo comprerei, lo dico chiaramente. Come tutti i prodotti Clow Gear è in multicam genuino, quindi proprio quello originale, non i rifacimenti del cacchio senza pagare la licenza. Le tasche laterali, che sono come quelle dei pantaloni cargo, sono ovviamente sulla parte laterale, sono fantastiche perché normalmente i costumi hanno quelle tasche come quelle dei pantaloni, no? Quindi qua in mezzo, che però non vi servono a un cazzo perché vi cade sempre la roba, comunque sono aperte. Queste invece avete lo strap, ci potete mettere dentro i paguri che trovate in spiaggia o i sassolini da regalare alla vostra ragazza che non vi scappano. Un altro modo per non farsi sfuggire niente è usare la tasca interna, è tutto multicam, non spero che si veda, questa tasca interna qua, per metterci dentro la chiave dell'armadietto o le monete, perché ha questo doppio sistema che impedisce alla roba di uscire. Dentro non c'è la retina, che per me è perfetto perché la retina dei costumi da bagni mi dà un'urticaria alle gambe che la metà basta, infatti io purtroppo sono quello sì che si mette le mutande sotto il costume. Insultatemi, non so cosa dirvi. È veramente comodo, non vi fa quell'effetto a sacchetto e veste veramente bene. Per la chiusura troviamo ovviamente il laccetto, che è molto carino, e anche, non solo ovviamente il laccetto, ma anche questo velcro. È fatto veramente bene, nel senso che è realizzato in ottimo materiale, si chiude piacevolmente e soprattutto la parte di velcro femmina non è di quelle che si slabrano o perdono aderenza, sembra veramente fatto molto bene e anche e anche bagnato funziona da dio. Ultima piccola chicca di questo affare è il trattamento anti-IR. Che cos'è il trattamento anti-IR? Beh, molto semplicemente non si vede col visore notturno, quindi non rimbalza la luce del visore notturno e quindi non lo riuscite a vedere. Ultima piccola chicca su questo costume fighissimo è che è un'edizione limitata, talmente limitata che ne sono stati fatti uscire pochissimi e i preordini, quindi gli ordini per i negozi, sono svaniti subito perché tutti quanti sono corsi a prenderli. Noi siamo riusciti a mettere le mani solamente su pochissimi modelli, questo è uno degli ultimi che abbiamo in stock, quindi valutate Bobis. Bene ragazzi, la recensione di questo bellissimo costume finisce qua. Se vi interessa comprarlo trovate il link in descrizione e vi ricordo di attivare la campanellina, mettere mi piace al video, ma soprattutto iscrivervi al canale, perché questo sabato vi portiamo finalmente una nuova sfida. Tornano finalmente le sfide tra me e il buon War, quindi ricordatevi di sintonizzarvi sul canale sabato. Se attivate la campanellina ve lo ricorda il telefono in automatico, quindi why not. Ragazzi, grazie di tutto e stay angry!